Nel pomeriggio di Radio Sound Piacenza 24, ospite Paolo Rebecchi, coordinatore ANPAS, Comitato Provinciale di Piacenza, nonché consigliere componente del direttivo nazionale. Benvenuto. Grazie a tutti voi. Chiamiamo a raccolta i cittadini perché torna il corso gratuito in pubblica assistenza Croce Bianca, rivolto per l'appunto a loro. Vogliamo raccontare di cosa si tratta intanto? Sì, allora, innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità e poi dobbiamo evidenziare che ormai è un evento che la nostra popolazione cittadina aspetta, quindi in Croce Bianca in via Emilia Parmense 19 c'è questo corso gratuito aperto a tutti, ma soprattutto aperto a chi vuol fare del volontariato. Un volontariato non solo sanitario, perché il corso che proponiamo è un corso che dà la possibilità di operare sui mezzi di soccorso oppure di trasporto sanitario, quindi le cosiddette ambulanze, diventare operatore sulle ambulanze. C'è un iter specifico per diventare autisti, sempre dei mezzi in emergenza o dei mezzi di trasporto, sono due iter lievemente differenti. C'è l'opportunità perché non vuole salire sui mezzi di stare presso la nostra sala radio che centralizza e coordina le attività della nostra associazione. E non in ultimo, ma comunque altrettanto importante, è l'attività di protezione civile, perché è possibile fare parte del nostro gruppo di protezione civile che poi vedrà ulteriore formazione anche all'esterno dell'associazione. Quindi questi sono i percorsi cui si può accedere. Ecco, quali sono le caratteristiche dei candidati? Ma allora, diciamo che dai 16 anni compiuti in su è possibile far parte di Croce Bianca. Chiaramente per i minori è necessaria un'autorizzazione da parte di entrambi i genitori per poter fare attività, ma ovviamente fino al 18° anno di età l'attività non prevede impiego sui mezzi, ma eventualmente in momenti esercitativi, in momenti sociali o presso la sala radio in affiancamento. L'importante è avere voglia e ovviamente è un volontariato che deve piacere. Le caratteristiche poi alla fine non sono nulla di particolare. Ovviamente in base al percorso che si sceglie viene richiesto un certificato di idoneità sanitaria, ma per il resto occorre partecipare al corso e poi ovviamente verrà tutto gestito dai nostri tutor. Ecco Paolo, ci sono dei termini per presentare la propria candidatura? Ma allora è possibile iscriversi ancora per i prossimi 15 giorni, quindi abbiamo dato l'opportunità, si può visitare il sito di crocebiancapiacenza.org in cui sono presenti tutte, diciamo, le indicazioni e soprattutto è possibile iscriversi, per cui abbiamo ancora una quindicina di giorni, intendiamo chiunque abbia volontà. Torna il corso gratuito in pubblica assistenza Croce Bianca rivolto ai cittadini, ovviamente per fare del volontariato. Ne abbiamo parlato con Paolo Rebecchi, coordinatore ANPAS Comitato Provinciale di Piacenza, consigliere componente del direttivo nazionale, che è stato con noi qui su Radio Sound Piacenza 24. Grazie Paolo. Grazie, buona giornata.